Bisognerebbe cominciare a parlare di vacanze, in parte se ne parla. Certo, non ne possono parlare le persone impoverite da una gestione folle della pandemia, le persone che hanno perduto i loro cari senza nemmeno la consolazione di avergli stretto la mano o di partecipare ai funerali. In questi giorni siamo, non tutti purtroppo, perché non tutti sono sensibili, angosciati dai fatti dei carceri, per esempio di Santa Maria Capua Vetere, ma che piano piano con un incendio brutto colpisce i 231 carceri italiani, quelli che dovrebbero essere 40.000 e qualcosa detenuti come posti, invece sono oltre 67.000. Il sovraffollamento è la pena aggiunta incostituzionale che già si tramuta in tortura e tante altre ce ne sono. Non perché l'essere umano è cattivo in sé, ma quando c'è troppo potere concentrato si rivela la parte peggiore di noi. L'abbiamo vissuta nei lager, l'abbiamo vissuta nei manicomi. La viviamo adesso in questa realtà tanto sbalestrata, dove si pensa, ma in fondo il carcerato ha commesso una pena, che ne abbia anche una in più. Questo è un errore e un orrore, perché il carcere deve riabilitare, altrimenti la democrazia è a rischio brutto. Ma oggi vorrei parlare per un minuto di chi senza aver commesso pene è in carcere a vita, le persone con disabilità grave che soprattutto dopo un periodo di distanziamento dalla realtà per loro peggiore, l'insegnamento a distanza che non possono gestire, la chiusura dei centri, la mancanza di terapia a casa per il Covid. Si vedono negare, se non ridotte ai minimi termini, le vacanze estive, questo periodo che dovrebbe essere lieto di massima integrazione, di sollievo dei genitori e dei caregiver, diventa un incubo. Perché non preferiamo spendere in cose fuffiche e non nell'emergenza più grave, oltre quella di curare finalmente gli ammalati, ma di dare alle persone con disabilità quel ristoro che purtroppo non hanno per questa politica del contagocce esasperante e crudele e forse persino cattiva. Anche questa non è democrazia.